No, non lo so dove abita. In più di un'occasione abbiamo parlato nel carcere di Bucoli che lui aveva come difensore l'avvocato Gulisano, l'avvocato del signor Mangio, e io gli dicevo se gli poteva mandare i saluti tramite l'avvocato al signor Mangio, però non so se in effetti l'avesse mai fatto. Parlavamo un po' della sua situazione processuale a Siracusa, perché si trovava, credo, coimputato con Florio Carmelo in una inchiesta di stupefacenti. Si dà il caso. E un altro. Senta, lei ha detto l'anno in cui l'ha conosciuto in carcere è il 92? Sì, se non ricordo male, sì. Sicuro, perché già non è fatto questo. Il cugino, figlio di frate e frate. Senta, Tropea Francesco lo conosce? Sì, l'ho conosciuto nell'87 alla carcere di Brugoli, con lo stesso eravamo molto amici. Senta, ha qualche soprannome che lei sappia? Berlusconi, per il suo modo spavaldo di fare le cose, fa le cose in grande. E poi siamo stati detenuti insieme, e già nell'87 siamo stati per un bel pezzo detenuti insieme nella 47 bis. E poi ci siamo rincontrati nel carcere di Brugoli, dove abbiamo fatto di tutto per farci mettere nella stessa stanza, perché, ripeto, eravamo molto legati con questo ragazzo. Ma l'avevo consigliato in più di un'occasione di non avvicinarsi più di tanto alla nostra organizzazione, ma ha fatto di tutto fino a quando si è affiliato, perché non è un ragazzo che sta bene dentro l'organizzazione, è un ragazzo pulito, purtroppo si è affiliato. E allorché si è affiliato, le sa di che cosa si occupasse il signor Tropea all'interno dell'organizzazione? No, non so di cosa si occupasse, so che si dichiarò apertamente come vicino a Carletto Campanelli. E con lo stesso abbiamo intrattenuto degli ottimi rapporti, anche durante la sua permanenza in carcere io mi trovavo fuori, io l'ho pensato in più di un'occasione, ho cercato di aiutarlo perché non viaggiava in buona situazione economica, e mi sono interessato per gli avvocati e gli mandavo quello di cui lui aveva bisogno attraverso suo padre. Suo padre come si chiama di nome? Il padre mi sono bloccato tutto. Mi sono bloccato, non mi sta venendo, mi sembra che si chiami Andrea anche il padre, però non mi sto ricordando. Il padre dove lo incontrava lei? Il padre veniva a trovarmi nella boutique che io avevo a Siracusa in via Adice, e mi diceva appunto quello, perché io gli telefonavo e gli dicevo: mi faccia sapere tutto quello che ha bisogno Francesco. Comunque mantenevamo anche una discreta corrispondenza con lo stesso. Senta, e per quali reati era stato arrestato il Tropea Francesco, lei lo sa? Per detenzione, credo, ai fini di spaccio di un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti. Questo con riferimento a quale carcerazione? Alla prima carcerazione che l'ho conosciuto io, e comunque ha scontato una grossa condanna per quella carcerazione. Cioè sta facendo riferimento all'87, se non erro? Sì, dall'87 fino all'ultima carcerazione che abbiamo fatto insieme lui stava scontando questa pena, che poi era diventata definitiva. In stato di libertà l'ha incontrato mai il Tropea Francesco? No, perché quando lui è stato in stato di libertà io l'ho detenuto. E viceversa.
Tropea Giovanni. Sì, lo conosco anche lui, è soprannominato Barone, fa parte del gruppo di Santo Battaglia, l'ho conosciuto nell'87 al carcere di Catania e eravamo ospiti della stessa cella insieme alla Tropea Francesco e Angelo Santa Paola. L'ho rincontrato nel 91 al rifornimento a cui facevano riferimento loro, vicino al bowling. E una delle persone che si mise a disposizione se avevo bisogno di qualcosa, altrettanto io ho fatto con lui, la persona affiliata alla nostra organizzazione. Senta, lei ha mai commesso reati con il Tropea Giovanni? No. Discusso di fatti attinenti alla vostra organizzazione? Sì, nell'ultimo periodo, per come ne ho detto ieri, io mi sono incontrato parecchie volte con questi ragazzi e si discuteva dell'eventualità di compiere delle rapine a Siracusa o di scambiarci delle cortesie in merito ad altri reati che si potevano commettere. Io potevo contare sull'amicizia sua e lui su quella mia. Senta, quando ha fatto riferimento all'incontro presso il distributore di benzina, a che anno si riferisce questo incontro? No, nel 91 o nel 92. Grazie. È stato più di un incontro, dove incontravo insieme il Battaglia, il Raimondo Mauceri, il Salvatore Battaglia, Angelo Santa Paola. Tropea Sebastiano, lo conosce? No, personalmente no, so che è il fratello di Giovanni Tropea, che era molto vicino ai Ferrera e che per un motivo attinente a degli introiti economici era stato messo fuori dall'organizzazione. Quale organizzazione? È dal Ferrera ed era stato allontanato anche dal fratello, perché si diceva che si era appropriato indebitamente di soldi non suoi. Questo discorso dell'allontanamento anche da parte del Tropea Giovanni, cioè dal fratello, in che anno si colloca? Con precisione non lo so quando è stato effettivamente allontanato. Comunque io ne parlai di questo fatto, me ne parlò di questo fatto prima Santo Battaglia, dicendo appunto che Lucio si era comportato male allorché gestiva un traffico di stupefacenti nella zona di Genova e poi incontrandomi con Giovanni mi disse che lui stesso aveva detto a suo fratello di andarsene a lavorare, quindi parliamo circa dell'89, 88-89. Lei sa cosa fece successivamente il Tropea Sebastiano? No, non ne ho più parlato di Tropea. Cioè, Sebastiano. Le ultime notizie sul Tropea Sebastiano risalgono all'89? Sì, non ho avuto più modo di parlare con lo stesso, anche perché non ritenevo giusto parlare del fratello di Giovanni con altre persone, se non che con Giovanni. Tuccio Salvatore. Tuccio Salvatore lo conosco da quasi da sempre. Iniziò a frequentare la mia abitazione quando ancora io ero piccolino e in più di un'occasione ho avuto modo di dormire a casa mia o nella villa che avevo a Fontane Bianche. È uno dei
degli anziani, della famiglia. Un uomo d'onore, è stato uno degli uomini di fiducia del signor Mangion, è uno degli uomini di fiducia del signor Mangion e di Zionitto. Senta, quando il Santa Paola era latitante presso la sua abitazione, il Tuccio Salvatore è mai venuto a trovarlo? Non mi ricordo se sia mai venuto a trovarlo, perché per un periodo lui è stato fuori nella zona di Napoli, non mi ricordo. Con lo stesso ci incontravamo spesso nel periodo dell'89, del 91, andavo spesso a trovarlo nel caseificio Natura, e quando lui uscì dal carcere di Catania nell'88, nell'89 per il blitz di Calderone, io gli mandavo a dire le determinate cose con mia madre, il quale andava a trovarlo a casa. E le ragioni di questi incontri o di questi messaggi? Qual era l'oggetto, ecco, di questi incontri? O qualsiasi cosa capitava, o non so, e avevo bisogno di un consiglio, di qualcosa, glielo mandavo a dire lui. Le ripeto, Tuccio Salvatore detto Turilova, è una delle persone che conosco da sempre praticamente. Senta, ricorda qualche fatto particolare, sicuramente è stato attinente all'organizzazione e discusso dal Tuccio Salvatore, con il Tuccio Salvatore? Durante la mia detenzione nel carcere di Piazza Lanza io passeggiavo esclusivamente con il Tuccio Salvatore, e lui mi consigliò di andare ad abitare a Catania, che sarebbe stato più giusto che io stessi vicino a loro. E poi nell'89, quando sono uscito dal carcere, andavo a trovarlo spesso e mi mise a disposizione con lui per la guerra che c'era in atto con i Ferrera, e lui mi disse che ne teneva conto e che avrebbe detto che comunque il consenso lo doveva dare il signor Mangion. Altri fatti non so cosa le potrei dire, se non il fatto che durante la guerra del 77 a Catania loro dormivano tutti nella villa da me e il signor Tuccio era Sta parlando del 77? Sta parlando del 77? Sì, e il signor Tuccio la mattina insieme al Nardo Sebastiano mi accompagnavano a scuola. Senta, lei ha conosciuto il professor Abbate? No, personalmente non l'ho conosciuto il professor Abbate, però in un'occasione avevo bisogno di un certificato medico che attestasse una mia eventuale tachicardia, e tramite il signor Mangio mi disse che potevamo contare sul professor Abbate. Il professor Abbate ne parlai anche con il signor Tuccio nel carcere di Catania, allora quando mi disse che lo stesso professor Abbate si stava interessando per il Tuccio per una cortesia attinente a dei certificati o comunque a un intervento che doveva falsare il professore nei confronti del signor Tuccio. Ma il Tuccio soffriva di problemi cardiaci? No. E lei sa che tipo di rapporti vi fossero fra il Tuccio e il professor Abbate? Buoni rapporti, se poteva contare su una perizia o un certificato medico che attestava una sua falsa malattia, sono senza dubbio dei buoni rapporti. Lei sa di reati o di fatti dei quali eventualmente si sia reso responsabile il Tuccio per conto dell'organizzazione?
Mi ricordo che si discuteva col Tuccio stesso e con Claudio Samperi nel carcere di Catania, che il Tuccio, in un periodo che non so collocare bene, si rese responsabile dell'uccisione di una persona che aveva detto di voler tagliare la testa a Nino Santapaola, e invece il Tuccio gli tagliò la testa a lui e gliela pose sotto la statua di Garibaldi a Catania. Questo l'ha preso dal Tuccio e dal Samperi? Sì, anche ironicamente a volte ne scherzava anche il signor Mangione, dicendo che al Tuccio era meglio non parlare male dei suoi amici, perché quello che dicevano di fare ai suoi amici lui lo faceva agli altri. E questo discorso al carcere in che anno è avvenuto? Nell'87-88. Maurizio Romeo, lei l'ha conosciuto, ne ha sentito parlare? Sì, ne ho sentito parlare durante la guerra dell'89 come uno dei possibili bersagli, in quanto era affiliato al clan Ferrera. A detta di Ipocoana Giuseppe e di Claudio Samperi, in una delle tante occasioni che ci incontravamo lì dal Tuccio, l'Ipocoana, il Samperi e il Tuccio si sarebbero resi responsabili dell'uccisione di tale Romeo Maurizio. Tudisco Santo lo conosce? Sì, ma non me lo ricordo. Cioè, lo conosce, non si ricorda nulla? Ho sentito dire il nome, però non mi sto ricordando. Ma ha sentito dire in che contesto, lo ricorda? No, dottore, non mi sto ricordando. Tusa Lucio lo conosce? No. Tusa Francesco? No. Basta Domenico? Non mi ricordo. Conosco un Basta Domenico di Siracusa che faceva parte del comune, ma non credo stiamo parlando della stessa persona. Penso di no. Senta, lei ha mai conosciuto o sentito parlare dei nipoti di Giuseppe Madonia? Ci opposiziona la domanda, Presidente. Ci opposiziona, signor Presidente. Si rigetta, può rispondere. No, si parlava di... Specificatamente no, sentivo parlare di che c'era un nipote di Madonia che abitava a Catania e che si chiamava Ilardo, credo, e che ho sentito ultimamente che è stato ucciso. Parlavo con Claudio, con Biancagnolo, con altre persone, questo nipote di Madonia che abitava a Catania e che era vicino alla nostra organizzazione. Lei conosce esattamente i rapporti parentela fra Lilardo e il Madonia Giuseppe? No. Zuccaro Carmelo lo conosce? Non mi ricordo, dottore. Al di là. No, credo no, ricordo. No, non lo conosco. Zuccaro Giovanni? No. Un attimino, signor Pattarino. Sì. Hai da fare domande? E poi è stato molto bello. Si presenta bene. Va bene, quelli di stasera, ci sono mai non c'è. No, non salto. Salto molto per me. Si può fare delle domande.
Vabbè, c'è, anche una, c'è ancora un'altra udienza, anche questo. Altre due udienze c'è ancora, per finire il programma. C'è ancora stare. Possiamo? Quindi ha detto Zucchero Giovanni no. Signor Paterino, solo per sì, la verbalizzazione, sì. Zucchero Giovanni ha detto no, vero? No, dottore. Zucchero Nunzio? No. Zucchero? No. Com'è? Zucchero Nunzio? Domenico? Ha detto Nunzio? Prima ho detto Nunzio. Ho detto no, no, mi sembra di non, non mi ricordo. Zucchero Domenico? No. Signor Paterino, sì. Lei ha conosciuto, ha sentito parlare nell'ambito della sua organizzazione dell'omicidio di tale Stivala Salvatore? No. Si tratta di un omicidio avvenuto in piazza Galatea? No, non mi ricordo, dottore, non credo di aver sentito parlare di questo omicidio. Non mi ricordo proprio il nome di, del defunto. Dell'omicidio di Cannavò, Nello Cannavò? No. Lei ha fatto riferimento ad un acquisto, all'offerta dell'acquisto di una partita di cocaina da parte dello strano Giuseppe, credo, a Siracusa. Lei sa da dove proveniva quella cocaina? Le fu detto? No, non mi disse da dove proveniva la cocaina al signor strano, mi disse che avevano a disposizione questa cocaina che era di buona qualità e che me l'avrebbe passata a 40.000 lire il grammo. Lei ha conosciuto tale Stefano Bonanno? Sì, penso di sì, l'ho conosciuto nel carcere di Catania. No, 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 sto sbagliando, quello era Vito Bonanno, ho sbagliato, dottore. Questo Stefano Bonanno non l'ha conosciuto? No, non mi ricordo, no. E questo Vito Bonanno invece? Sì, questo Vito Bonanno era vicino all'organizzazione del Malpassodo e poi si schierò con i ragazzi, se non ricordo male, di Pino Orazio. Allora era detenuto per una rapina a un furgone postale e si trovava nella cella 52 nell'88. Va bene. Lei sa dove si trova il garage centrale di Catania? Sì. Dove si trova? Dottore, io non so le vie di Catania, non so come spiegargli. Conosce come arrivare al garage centrale di Catania? Siccome lei ha detto sì, so. Non so come arrivarci, però non so. Ah, ecco. Conosce il titolare di questo garage? No, però in più di un'occasione insieme al Mangione Vincenzo ci siamo recati lì e che lui posteggiava la macchina lì e mi diceva che il titolare di questo garage era un amico nostro. E questa è l'unica cosa che sa dire a proposito di questo garage? Sì. Mangione Vincenzo chi sarebbe? Sempre il figlio? Il figlio di Francesco, che si chiama Giuseppe ma viene chiamato Vincenzo. E questo quando glielo disse? In che epoca? Nel 91, nel periodo in cui ci frequentavamo assiduamente. Le fu detto perché si trattava di un amico vostro? No, no, dottore, mi disse solo che era un amico nostro, non mi fu detto altro. Ecco, cosa significa nel vostro linguaggio essere amico vostro? Che potevamo contare su di lui, che era vicino all'organizzazione, se non inserito nell'organizzazione. Quando lui era inserito nell'organizzazione ci presentavamo come siamo la stessa cosa o siete la stessa cosa. Lei sa se Tuccio Salvatore svolgesse qualche attività economica? Si interessava
della produzione e quindi della produzione di prodotti tipo mozzarella, formaggio, aveva un caseificio e quindi si interessava alla produzione di queste cose e alla vendita un po' capillare nel catanese e nel siracusano dei suoi prodotti. Lei sa come si chiamava la società o le società nel quale era inserito il Tuccio che si occupavano di questa? Era la società Matura e all'inizio era denominata così perché era stata presa in società da Mangion, Tuccio e Rapisarda. Rapisarda chi? Cioè, no, non lo conosco questa persona, sapevo che il terzo socio era questo signore, l'Arra rappresentava questo cognome. E l'altra e la Ma che cosa rappresentava? La Ma Mangion. Mangion chi? Francesco. Cioè Mangion Francesco. E successivamente lei sa se è rimasto in società, se questa società... No, non lo so, il signor Tuccio mi raccontò di come aveva acquistato questa società e dell'idea che aveva di cosa fare. La propose al signor Mangion, insieme la acquistarono e poi non ho più saputo se si è tolto da questa società, ma non credo, visto il fatturato enorme che aveva il signor Tuccio, non credo che fosse stato conveniente togliersi dalla società. Togliersi dalla società chi? Immagino che si fosse tolto dalla società col Tuccio. Presidente, non ci sono altre domande. Contrasano, possiamo iniziare, chi ha interesse, prego. Ecco, soltanto una comunicazione che riguarda il programma di ieri e di domani. Al posto del maresciallo Anzalone, sullo stesso capitolato di prova, verrà il capitano Ercole D'Antonio, che peraltro era già indicato in lista. Presidente, mi scusi, possiamo fare una brevissima pausa? Signori, se noi la pausa... Ma viene collaborante, signor Presidente. Scusa. La blessa oblige. No, no, voglio dire, per il programma la pausa la possiamo fare, però poi dobbiamo andare avanti per un'ora ancora. Vabbè. Si può appartare il signor Pattarini. Grazie. Signor Presidente, mi scusi. Sì, facciamo 10 minuti di pausa. Scusi, mi devo allontanare. Allora, sì. Per questo breve intervallo, io spero di fare il contrasano nel pomeriggio. Nomino il mio sostituto processuale, l'avvocato Papalia. Per un'ora non sì, credo sì, sì, dico andiamo avanti col controesame per un'ora. Sì, signor Presidente, però voglio dire io... Però dico, non è che ci mandate a spasso. No, no, io mi programmo per la ripresa pomeridiana e credo che in un'ora i colleghi usciranno. Sì, i colleghi, voglio dire, si programmano tutti per la ripresa pomeridiana. Noi sospendiamo alle 13, non più alle 14:30. Signor Presidente, io purtroppo ho necessità di allontanarmi. Ma certo, dico, purché lo dica agli altri, non lo dica a me. Va bene, grazie. Presidente, mi scusi, la pausa di quant'è? La pausa dovrebbe essere una pausa sigaretta. Ecco, quindi 10 minuti siamo... Pausa tipo... Signor Presidente, mi scusi, se mi autorizza a poter... passa solo l'avvocato Dionisi, a poter dare un'istanza al mio assistito Palazzone, un atto processuale, che è l'esito dell'accertamento. Se mi autorizza a poterlo passare, appunto, alla... Grazie. Comodi. Per favore, il signor Presidente, eccomi, sono sì. Qui. E il signor Pattarini, un collaborante, adesso viene. Attanasio, stasera lo dobbiamo completare il collegamento, quindi a qualsiasi ora. Sì. L'avvocato Rapisarda?
Avvocato Pappalardo? No, c'era l'avvocato Rapisarda, si era prenotato, sì. E poi l'avvocato Falcone. Presidente, per l'eventuale richiesta di istanze dirette alla ricognizione, si fanno ora? No, alla fine, perché non si potrà fare, si dovrà fare direttamente la ricognizione. Quindi... Sì, Presidente, ma io ho necessità di chiederlo. Va bene, avvocato, dico alla fine, di questo atto istruttorio farete le vostre istanze e si provvederà poi. Certamente. Quando sarà possibile. Bene. Allora, avvocato Rapisarda. Sono qua, Presidente, sì, pronto. Può procedere, sì. Signor Presidente, prima del mio controesame, che preannuncio comunque breve, avrei necessità di accertare alcune circostanze sentendo l'assistente giudiziario che si trova nella località segreta. Esattamente desideravo sapere se ed in che modo ha proceduto alla identificazione dell'imputato del reato commesso. Può rispondere direttamente il collaboratore. Signor Presidente, ho chiesto silenzio in aula, per favore. Silenzio. Lo stesso mi ha dichiarato di chiamarsi Attarino Francesco, nato a Siracusa il 15/8/1966, ed attualmente è privo di documenti di identificazione. Quindi mi sono accertato presso il capo scorta del maresciallo dell'arma di carabinieri, il signor Mauro Rufino, se la persona che è qui di fronte a me fosse effettivamente il signor Attarino Francesco. E il maresciallo Rufino dell'arma di carabinieri mi ha confermato che per la persona qui davanti a me è Rufino Francesco. Presidente, avrei bisogno di un altro chiarimento. Poiché non è stata consentita la visione del collaboratore di giustizia, se non di spalle, io desidererei che lei chiedesse all'assistente di cancelleria che di atto, se può, che durante la deposizione il collaborante non ha consultato appunti, fogli o d'altro, perché io non lo vedo quello che c'è davanti il collaboratore di giustizia. E può rispondere direttamente il signor Giammarini. Sì, Presidente, come confermo che il signor Patarino non ha usato nessun documento, nessun atto e nessun foglio durante l'interrogatorio. Se si vedono dei fogli sulla scrivania, sono fogli miei che ci sto lavorando io mentre che si svolge l'interrogatorio. Ultima richiesta, fogli personali. Visto che il signor Presidente gentilmente mi ha autorizzato, desideravo sapere ancora se durante tutta la deposizione, fino a questo momento logicamente, e presenti il luogo in cui si trova il collaboratore, è stato solo lei e il collaboratore stesso, o se sono entrate altre persone nella stanza o nella sala. Può rispondere. In questa stanza ci siamo solo durante l'interrogatorio, solo io e il signor Patarino. Durante le sospensioni entrano in questa stanza i tecnici della Philips e della ETA soltanto per controllare gli apparecchi, e questo avviene solo ed esclusivamente durante le sospensioni e prima dell'inizio dell'interrogatorio. Bene, Presidente, credo che questo non risulti verbalizzato, invece è una richiesta di presa d'atto che durante la deposizione del Pattarino lo stesso si è allontanato per due volte dalla postazione assegnatagli, sottraendosi così alla telecamera e quindi alla vista dei difensori. Questo è ora presa d'atto, è successo, l'abbiamo apprezzato tutti quanti, però desideravo che restasse verbalizzato. Scusi, Presidente, è stato verbalizzato quando si è sospesa l'udienza perché a richiesta del Pattarino. Sì, ma si è allontanato, l'abbiamo visto noi, la richiesta è stata formalizzata dallo stesso collaborante che aveva esigenze anche fisiologiche, credo, di allontanarsi. In quel momento è rimasto oscurato, non abbiamo visto più il collaborante, solo questo. Signor Pattarino, la presa d'atto la sta facendo l'avvocato da solo, ovviamente. Ma chiedo che sia la Corte a darmi atto, perché lo presento. Ma di cosa dobbiamo dare atto, avvocato? Di cosa dobbiamo dare atto? Scusi, che io ho ordinato l'oscuramento del teleschermo nel momento in cui il Pattarino si doveva muovere, di questo, e questo c'è già il verbale. Sì, che si è allontanato dalla sua postazione per due volte. Noi non l'abbiamo visto perché non potevamo neppure vederlo né seguirlo durante questi spostamenti. Solo questo. Mi pare che risulta un po' dalla natura delle cose e dell'esperimento. Adesso vorrei cominciare il mio contrasano. Signor Pattarino, mi è stato riferito che già stamane il signor Presidente si è interessato all'inizio di mattina delle sue condizioni di salute. Io desideravo sapere, continua a sentirsi bene come stamattina lei?
Sì, sto discretamente bene. Le mie condizioni di salute non è che siano gravi. Io ieri avevo una forte emicrania e per questo ho chiesto cordialmente se mi fosse accettata una sospensione dell'udienza, anche perché ho preso più farmaci per il mal di testa. Ne volevo chiedere. Che comunque è una situazione nuova in quella in cui io mi trovo e non l'ho fatto certo per mestiere. Le volevo chiedere, si è trattato di un'emicrania passeggera occasionale che si è verificato solo ieri oppure lei soffre regolarmente di tale affezione? No, ieri in particolare mi è venuta questa emicrania, quindi non ho altri problemi di natura fisica se non quelli risaputi alla gola. Ecco perché la voce a volte si abbassa o prende dei toni diversi, perché ho dei problemi alle corde vocali. Le volevo chiedere, può dirci il cognome di sua madre, signor Pattarino? Sì, avvocato, se gentilmente può parlare più forte perché la sento male. Sì, desideravo sapere il cognome di sua madre. Amato Italia. Come mai lei porta il cognome Pattarino? Perché porto il nome, il cognome del primo marito di mia madre. E senta, signor Pattarino, a domanda del pubblico ministero, lei ha risposto che l'ultimo periodo di sua detenzione risale al 9-7-92 e poi sino al 17 luglio 93. E devo presumere che lei è attualmente libero allora? Io sono attualmente detenuto in una struttura extracarceraria. Quale pena sta scontando? Ho riportato una condanna definitiva a 5 anni e mezzo perché non ho proposto appello. Bene, e lei ha cominciato a collaborare? Il primo verbale è stato stilato il 19 luglio del 93. 19 luglio. Allora era un solo un errore, io se mal non ricordo dai miei appunti trovo 17 luglio. Sì, ma il primo verbale è stato, le ripeto, è stato fatto il 19 luglio del 93. E mi dice il 17 luglio è stato il primo contatto che ho avuto col magistrato. Ho capito. Senta, signor Pattarino, mi dice in poche battute quali sono stati i motivi che lo hanno indotto a collaborare? I motivi che mi hanno indotto a collaborare sono tanti, in particolare una richiesta che definire sgabrosa è poco. Il signor Aldo Ercolano nel 90, unitamente al signor Giuseppe Mangion, nel 90 o nel 91, fine 90 inizio 91, unitamente al signor Giuseppe Mangion, fratello di Francesco Mangion, mi chiesero di uccidere mia madre. Ho distratto un attimo, ma credo che lei abbia parlato anche di un ordine che gli sarebbe stato impartito di uccidere un suo congiunto. Le chiedo scusa perché ero distratto per un momento. Sì, vuole che glielo ripeto, avvocato? No, basta che lei mi dice se ne ha parlato di questo ordine che gli sarebbe stato impartito? Sì, già ne ho parlato. Bene. Lei chiese il perché di un simile ordine? Io chiesi il motivo non di questa decisione, ma qual era stato il motivo che aveva indotto a questa decisione al signor Ercolano e al signor Mangion e Giuseppe, i quali mi spiegarono che mia madre si lamentava in giro del comportamento di alcuni affiliati che a suo dire prima l'avevano usata e poi si stavano allontanando. Questa era una tesi che portavano loro, ma che i capoccioni sapevano non essere vera. Chiesi allora di incontrarmi Zunitto. Per quanto mi riguarda mi basta, dissi... Come? Mi basta, dico. No, prego, sì. Le volevo chiedere, lei ha confessato subito tutti i reati che ha commesso? Io ho confessato prima i reati che ho commesso io e poi ho parlato di quello che sapevo dell'organizzazione. Ho confessato reati che non ero neanche lontanamente indagato. Sì. I procedimenti relativi a questi reati di cui lei si è autoaccusato sono in corso? Sì, come le dicevo ho riportato già una condanna definitiva a 5 anni e mezzo per un procedimento di associazione e omicidio. Sono giudicato presso la Corte di Assise di Siracusa nel processo Gioconda. In altri procedimenti, e mi sono arrivate le ordinanze di altri procedimenti in merito all'operazione
Tauro e San Valentino. Scusate un momento, signor Pattarino, dovrebbe parlare più lentamente, scandendo meglio le parole. Sì, signor Presidente. Quando lei fa il discorso rapido, noi sentiamo qui un rimbombo della stessa amplificazione che ci impedisce di seguire il contenuto del discorso. Avvocato, sì. Intervenga lei quando sente che non che l'espressione dell'interlocutore non è chiara. Bisogna che facciate maggiore attenzione e che il signor Pattarino parli più lentamente. Procedo, avvocato Rabbi. Signor Pattarino, lei gli è stato chiesto di sottoscrivere un verbale di dichiarazioni programmatiche alla sua collaborazione. Cosa sono le dichiarazioni programmatiche? Mi basta la sua risposta. Signor Pattarino, lei ha guadagnato del denaro con le attività illecite cui ha partecipato. Scusi, avvocato, non ho capito. Se ho guadagnato del denaro con le attività illecite, se ne ha fatte attività illecite. Sì, certo che ho fatto attività illecite. Le volevo chiedere, questo denaro lo ha investito in attività lecite? Sì. Qualcuna? Nell'agenzia di pubblicità, nell'acquisto di un supermercato e nella costruzione di una cooperativa edilizia. Beni immobili ne ha comprati? Io non ho comprato perché... Sì, ho detto che ho investito in una cooperativa edilizia, quindi ho comprato solo questo. Abbiamo costruito dei beni immobili. Le risulta se questi beni e queste attività cui lei ha fatto riferimento sono state sottoposte a sequestro dall'autorità giudiziaria? No, le spiego adesso. L'agenzia di pubblicità di cui ero il socio al 50%, io non risultavo a causa del fatto che già dall'85 risultavo indagato per associazione mafiosa. E questa era intestata a un ragazzo, tale Mollica Salvatore, che dopo la mia collaborazione, proprio per evitargli di vendere la mia quota e mandarmi i miei soldi, è stato ucciso. Scusi, signor Pattarino, io le chiedo, i beni a lei intestati, non mi interessano gli altri, chiaramente, e se ne aveva intestati, sa se sono stati sottoposti a sequestro oppure no? No, non sono stati sottoposti a sequestro perché non mi hanno dato modo di godermeli, perché hanno ucciso le persone che li avevano intestate. Senta, signor Pattarino, prima della sua collaborazione, lei era stato accusato da collaboratore di giustizia? No, avevo saputo che un ragazzo di Siracusa stava collaborando con l'autorità giudiziaria e che sicuramente mi avrebbe accusato, ma escludevo che lo stesso poteva coinvolgermi in grossi fatti criminosi. Può dirci chi era questo giovane di Siracusa? Prego? Ho detto, escludevo che lo stesso poteva... Io le chiedevo chi era questo giovane di Siracusa? Di una certa gravità, proprio perché non era una figura importante nell'organigramma delinquenziale. Le chiedevo, questo giovane di Siracusa che lo accusava, può dirci chi era? Cassia Concetto. Le chiedo, Cassia Concetto faceva parte del suo gruppo? Per un periodo ha fatto parte del mio gruppo. Sa se Cassia Concetto si è autoaccusato chiamando lei in correità gli omicidi? No, non si è autoaccusato di omicidi, ho portato io poi alla verità che lui era coinvolto con me in almeno due omicidi. Perché lui non si era preso la responsabilità di questo fatto, come perlomeno non l'aveva spiegato bene. Ecco, mi faccia capire, signor Pattarino, è stato lei a chiamare in correità un fatto omicidiario Cassia Antonio Concetto, scusi. Concetto. Sì, ho spiegato bene le modalità di questo fatto. Non mi servono le modalità. Nella piena responsabilità. Scusi, signor Pattarino, non mi servono le modalità del fatto omicidiario, io desidero sapere, è stato lei a chiamare in correità in un fatto omicidiario Cassia Concetto? Dopo la mia collaborazione sì. Benissimo.
perché può spiegarlo alla Corte? Lei ha detto un attimo fa che Cassia Concetto non poteva sapere fatti importanti quando lei lo ha chiamato in correità per un omicidio. Non è un fatto importante un omicidio per lei? Sì, ma per le modalità di come era stato commesso l'omicidio, lui in effetti non poteva incriminarci più di tanto, anche perché una delle persone che aveva commesso l'omicidio era già defunta. Quindi potevamo in un certo senso combattere la sua credibilità con la nostra. È quello che un po' oggi stanno cercando di fare con me. Per capirlo adesso anche noi, può dirci a quale omicidio si riferisce? L'omicidio di Scalora. E desideravo sapere, ha avuto modo di leggere le dichiarazioni fatte da Cassia Concetto o da altri collaboratori di giustizia? No, mai. Neanche le mie ho riletto di dichiarazioni. Senta, le dichiarazioni rese da Samperi Severino Claudio, ad esempio, ha avuto modo di leggerle? Qualche verbale, qualche dichiarazione l'ho avuto modo di leggere quando mi trovavo nel carcere di Brucoli. Mi basta, signor Pattarino. Presidente, qui sono il difensore di Pattarino. Ecco. Ecco, su quest'ultima domanda l'avvocato dice che gli basta così, io ritengo che invece non basti affatto, perché Pattarino deve specificare in che veste ha letto le dichiarazioni di Samperi. Sì, la Corte potrebbe credere come indagato. Scusi avvocato, lei non, cioè la tecnica che stiamo usando qui. No, era imputato. Tenevo a precisare questo, ha letto le dichiarazioni di Samperi quando lui era imputato. Scusi avvocato, la tecnica che stiamo utilizzando qui, che stiamo usando, è quella che ognuno si governa il proprio esame o controesame. Quindi lei tenga conto di questo, lo annoti, perché anche lei ha diritto di fare domande al suo, oltre che il pubblico ministero. Inoltre il collaborante, quando ha qualche cosa da dire autonomamente, alla fine di esame e controesame lo può fare. Perfetto, sì. Quindi lei tenga conto di questo, perché sono fatti naturalmente che sono rilevanti, e quindi potrà riservare al momento del suo esame la domanda diretta al Pattarino. Chiedo scusa Presidente, io mi rendo conto anche di quello che è stato il criterio finora seguito, però non si può bloccare la risposta che è in corso del collaborante, allora così questo, io posso capire se si sta aggiungendo qualcosa in più, ma si è bloccata la risposta, signori, significa allora perdere tempo inutilmente anche dopo. Perdonate, la risposta è data, un criterio diverso, una tecnica diversa all'esperienza si è rivelata impraticabile, ed è per questo che, perché va a finire a una querella continua fra difensori e pubblico ministero, e allora ognuno si gestisce il proprio esame nella misura che ritiene, ed è, deve essere diligenza di controparte a riprendere i discorsi che sono lasciati in sospeso. La ringrazio, signor Presidente, non mi anima nessun tipo di spirito polemico, voglio dire che riterrei giustificato l'appunto del signor pubblico ministero nel momento in cui il collaborante non ha reso risposta alla domanda che mi è formulata, ma nel momento in cui il collaborante in qualsiasi modo ha risposto, io ritengo in maniera esaustiva, così come in allineamento con quanto previsto dalla signoria, io stoppo, così come è successo anche per altri, il collaborante dall'andare avanti. Chiedo scusa Presidente, io non vorrei apparire pedante, però mi rendo conto di una cosa, che se si blocca una risposta in un dato momento si dà un senso completamente diverso, o si può dare un senso completamente diverso alla risposta che quella persona sta dando, e quella... su cose non chieste, altro è bloccare una risposta, è la stessa cosa che sta parlando di un soggetto e io lo blocco soltanto al momento in cui può essere più comodo, ma questo non ha senso, non rientra nessuna regola né dell'esame né del controesame. Signor pubblico ministero, non abbiamo poteri divinatori per sapere in anticipo quale è una divagazione e quale è una spiegazione, quindi procediamo col criterio. Io penso indicato che ci siano dei criteri, Presidente, in questo caso non occorrono poteri divinatori. Non pretendo assolutamente che abbia doti particolarmente efficaci il criterio da me applicato, comunque con l'esperienza che ho sino a questo punto lo ritengo il più idoneo. Procediamo.
sicuramente. Avvocato, le domande? Sì, certo. Perché sennò... Subito. Dicevo che continua a non animarmi spirito polemico, probabilmente era disattento. Avvocato, la domanda... Stesso. Il pubblico ministero è attento, avvocato. Ecco, desiderio... Avvocato, c'è una domanda o no? Devo togliere la parola. Non so la domanda, però mi la domanda, avvocato Ravisarda, voglio sentire la domanda. Pattarino, lei ha detto di essere imputato nel procedimento penale cosiddetto Gioconda, di essere imputato nel procedimento penale cosiddetto Tauro e non ho capito ancora forse qualche altro. Mi bastano questi due. Desideravo sapere, lei è stato raggiunto da ordinanze di custodiali per questi processi? Sì. Ecco. Ha avuto modo quindi di leggere le ordinanze custodiali? Beh, direi, certo. Benissimo. Ricorda se in queste ordinanze erano riportati per stralcio o per intero dichiarazioni di collaboratori che riguardavano anche i fatti a lei addebitati ed anche ad altri imputati addebitati? Guardi, io ho ricevuto l'ordinanza di custodia per l'operazione Gioconda il 24 luglio del 93. C'erano trascritti quelle che erano le mie imputazioni e quelle di altri imputati, come giustamente ha detto lei. Nell'ultima ordinanza che ho ricevuto invece c'era scritto solo di cosa eravamo imputati e di quale reato dovevo rispondere io, non riportando nessuna dichiarazione di qualsiasi persona. Posso comunque produrre questa carta del mestiere. Mi sembra molto strano, però prendo atto di quello che lei dice. Allora, le chiedevo adesso, prima di iniziare a collaborare con la giustizia, lei ha avuto modo di avere contatti con qualcuno che collaborava già con la giustizia? No, mai. Dopo la sua collaborazione? Neanche. Ha avuto, si riferisce a contatti diretti con altri collaboratori che non avrebbe mai avuto? Non ho mai incontrato né prima della mia collaborazione né dopo la mia collaborazione alcun collaborante. Ha avuto contatti per interposte persone? No, non completamente. Anche se non ho capito bene cosa significa interposte persone. Interposte persone significa persone con cui lei parla che a loro volta possono parlare con un collaboratore di giustizia. No, avvocato, no. Non ho avuto mai di questi rapporti. Senta, lei ha parlato di Leonardo Giuseppe, ha detto di aver avuto dei contrasti, e può dirci di che tipo di contrasti si trattava? I contrasti con Leonardo Giuseppe, per come ho già detto ampiamente, erano dovuti al fatto che entrambi occupavamo la stessa zona di Augusta, lui per mandato del Malpassoto, io perché mi sono avvicinato in quella zona ed ero in contatto con i ventinesi. Entrambi ci occupavamo di affari illeciti, non sapendo né l'uno né l'altro che occupavamo la stessa zona. Da qui sono nati i contrasti perché non sapevamo appunto chi c'eravamo in questa zona e pensavamo fossero dei nemici. E tutto fu chiarito allora quando... Sì, lei disse, ha detto pure a farci ascoltarci unitamente al Nino Pulvirenti. Bene, poi ascolto un ulteriore contrasto. Sì, le sto facendo delle domande, un attimo, signor Pattarino, proprio su questo punto. Desideravo sapere, lei ha fatto riferimento ad un incontro chiarificatore. Dopo questo incontro chiarificatore, che rapporti avete avuto? Ottimi rapporti, abbiamo trascorso anche buona parte della latitanza in quella zona insieme. Era latitante lui o lei? Io e lui. Entrambi. Tutte e due? Sì. Ho capito. Senta, signor Pattarino, la prego di seguirmi perché è una domanda un po' complessa. Lei nel corso dell'esame del pubblico ministero, quando gli è stato indicato un nominativo, ha detto che si era sbagliato circa la famiglia di appartenenza. In un'altra circostanza ha fatto confusione con dei nomi. Sì. Io le chiedo, le è capitato in altre circostanze, durante sue deposizioni, di commettere altri errori di questo genere che lei ricordi? Non ricordo.
qualche volta mi è capitato, perché avvocato, come ho detto ai pubblici ministeri, molte persone li conosco per nome e fisicamente, nel senso proprio estetico, esteriore, e non per cognome, quindi a volte mi capita di poter sbagliare. Sì, sono d'accordo. La persona. Adesso le chiedo io, in queste circostanze, visto che si sono verificate, lei lo ha ammesso adesso, ha avuto la possibilità di tornare sul punto e di procedere a rettifica, o ciò non sempre ha avuto la possibilità di farlo? Non. Quando è capitato che ho potuto farlo, che ho capito in tempo l'errore che avevo commesso, l'ho fatto. In altre circostanze, poi non sono molte le circostanze in cui mi è capitato questo. Comunque, quando ho avuto tempo, l'ho fatto, anche perché nelle pause o nelle sospensioni rifletto a quello che ho detto e non vorrei mai incolpare una persona innocente. Certo. Senta, mi accingo a finire. Lei ha reso dichiarazioni nell'ambito del processo cosiddetto Leopardo davanti al Tribunale di Caltanissetta? Non so se il processo dove ho rilasciato dichiarazioni a Caltanissetta era quello Leopardo, non so come si chiama il procedimento. Comunque ho avuto modo di rilasciare dichiarazioni a dei pubblici ministeri della zona di Caltanissetta. No, mi riferisco ad un procedimento penale in dibattimento. Ricorda se ha reso dichiarazioni? Sì, ho reso delle dichiarazioni in un procedimento contro il signor Madonia ed altri. Ecco. Ricorda che in quel processo tra gli imputati c'era anche il signor Madonia Giuseppe? Non l'ho visto, ma penso che c'era. Non parlo fisicamente. Tra gli imputati c'era, ecco, era imputato il signor Madonia Giuseppe. Bene. No, non l'ho visto. Questo mi interessava, non se era presente, non è importante. Sa di quali reati rispondeva in quel processo? Credo di associazione mafiosa e un presunto traffico di stupefacenti. Un'ultima domanda, signor Paterino. Per caso le è capitato di sapere, di conoscere l'esito di quel procedimento penale a carico del signor Madonia? No, avvocato, non l'ho mai saputo. Grazie, io ho finito, presidente. Avvocato Pallardo. Signor Paterino, lei ha parlato di tale Caponnetto Anastasio. Assolto per il traffico. Vorrei che lei mi descrivesse questa persona. Quanti anni ha? È una persona di mezza età, intorno ai 47 anni, 45-47 anni. L'ho incontrato una volta al supermercato Super S di via Sgroppillo per i motivi che ho ampiamente spiegato. È una persona alta, robusta. La corporatura è di non molto alta. Una statura media. I capelli come sono? Lunghi, corti? Ora non me lo ricordo come sono i capelli e che colore aveva le scarpe, non me lo ricordo, avvocato. Portava gli occhiali? Non mi ricordo, avvocato, ho detto che l'ho visto in un'occasione là, poi per altre occasioni l'avevo parlato con il Di Bello. Sa se il signor Caponnetto ha delle menomazioni fisiche? Non me ne sono accorto, non so. L'ha incontrato altrove rispetto al supermercato di via Sgroppillo? No. Nessun'altra domanda, signor Presidente. Avvocato Falcone. Sì, avvocato Falcone. Signor Paterino, lei ricorda quando descrisse per la prima volta le varie squadre dell'organizzazione ai pubblici ministeri? La data precisa non la ricordo, avvocato, comunque in una delle mie dichiarazioni che risalgono a luglio 93. Lei è certo che sia luglio? L'aiuto a ricordare meglio. È possibile che sia novembre? Novembre 93? Sì. No, non le so dire, perché io ho avuto moltissimi interrogatori con moltissimi magistrati, quindi se in altre occasioni abbiamo ripreso il discorso o rinnovato il discorso di come erano formati i gruppi, non sto qui a ricordarmelo, anche perché, avvocato, come ho detto al suo collega, io non ho
non sono in possesso delle mie dichiarazioni, ma almeno di tutte le mie dichiarazioni. Vediamo di mettere ordine. Lei ricorda a quale magistrato in particolare parlò delle squadre, dell'organizzazione? Parlai con il dottore Zuccaro, con il dottore Alfonso. Ecco. E credo che in qualche occasione con col dottore Marino per qualche interrogatorio, ma non ricordo precisamente. Col dottore Zuccaro è scontato perché ho iniziato a collaborare con lui. Sì, ho capito. Lei ricorda comunque un interrogatorio che poi è l'unico che rese al dottore Alfonso? Avvocato, mi scusi, ma io non la sento bene. Sì, c'è un problema di audio, non va bene. Dico, lei ricorda in particolare l'unico interrogatorio che rese al dottore Alfonso? No, non lo ricordo. Parli più forte, signor Pottarino, per favore. No, non riesco a collocarlo nel tempo. Lei ricorda se al dottore Alfonso descrisse le squadre dell'organizzazione? Non lo ricordo, dottore. Le ripeto che ho avuto numerosi interrogatori. Sì. Quindi ricordarmi con quale magistrato, in che occasione ho descritto le squadre, non me lo ricordo. Va bene. Vuole cortesemente e velocemente riassumermi le squadre? La squadra di Montepò è diretta da Natale di Raimondo, la squadra di Onna è diretta da Marcello D'Agata, la squadra di la zona dell'Ascese e la zona stazione è diretta da Diana Ercolano, la zona di Pianataolo è diretta da Schillaci, la zona di Mister Bianco era diretta prima da Pino Orazio, dopo la sua collaborazione non so da chi è stata diretta. La zona di Piazza Galatea è diretta da Giuseppe Mangion, fratello di Francesco. La zona di dove c'è la Renault, di, credo via Ionia, viale Ionia, è diretta da Enzo Santapaola. Va bene. A rappresentare tutti questi gruppi c'è Aldo Corano in funzione di vice rappresentante. Va bene, basta così. Fermiamoci per un attimo su Piazza Galatea, diretta, lei ha detto, da Giuseppe Mangion. Vuole dirmi per favore chi erano i componenti di questa squadra? Io le dico quelli che conosco io. I componenti di questa squadra erano lo stesso Giuseppe Mangion, fratello di Francesco, e Mario Strano, Giuseppe Strano, Carmelo Santolocito, Andrea Campione, e si stava avvicinando nell'ultimo periodo sempre più Mario Testa, detto Maradona. Ci sono altre persone che frequentavano lì, in un periodo anche Paratore Antonino, detto il ballerino, era... Va bene così, grazie. Allora le faccio la prima contestazione. È un interrogatorio che lei ha reso l'11 novembre del 1993 al pubblico ministero dottore Alfonso. Lei, nell'elencare le squadre, indicò due squadre facenti capo a Piazza Galatea. Siamo a foglio 1, signor pubblico ministero. Indicò una prima squadra di Piazza Galatea dicendo che era capeggiata da Enzo Santapaola, figlio di Salvatore. Mi faccia completare la contestazione. Indicò poi una seconda squadra di Piazza Galatea che definì capeggiata da Carmelo Santolocito. In nessuna delle due squadre lei inserisce né come capo né come partecipante Giuseppe Mangion. Vuole spiegarle perché? È perché probabilmente l'ho dimenticato, però in tutte le altre dichiarazioni che lei legge io ho fatto sempre riferimento che per trovare, anche poc'anzi, che per cercare il signor Giuseppe Mangion io mi recavo lì, quindi essendo che mi recavo lì io lui era il posto dove potevo trovarlo. Poi se io ho dimenticato il signor Giuseppe Mangion non ci posso fare niente. Per quanto riguarda invece l'altra squadra che io ho indicato di Piazza Galatea, l'ho detto anche ieri in una dichiarazione, perché non mi ricordavo la via, essendo una via vicino a Piazza Galatea, ed è quello che silenzio, silenzio, silenzio. Io le ho chiesto di spiegarmi come mai lei in ben due descrizioni di due distinte squadre di Piazza Galatea omise il nome di quello che oggi ha definito il capo. C'è una spiegazione o no? Avvocato, gliel'ho data la spiegazione, oltre questo non posso darle altre spiegazioni. Ha detto che l'ho dimenticato. La spiegazione che ho detto poco fa, che l'ho dimenticato, va bene. Ma non è soltanto che l'ha dimenticato, ha anche spiegato, avvocato, lei vi siete sovrapposti e quindi non ha percepito. Il ministero, per favore, il presidente ha detto che ognuno gestisce il suo contesame,
il potere di interrompere il collaborante che parla. Anche non volevo interrompere perché di fatto non è stato possibile, perché non, si sono sovrapposte per un discorso di piena, ma ha detto l'ho dimenticato, ho preso atto della risposta. Benissimo. Avvocato, la risposta non era stata così soltanto. Dunque sentite, allora per la regolarità di questo atto, noi constatiamo che quando si sovrappongono le voci di chi sta parlando con l'interlocutore non è possibile o non viene agevole se non gridando sovrapporsi. Quindi io, conformemente al criterio indicato, do atto soltanto della prima risposta al difensore. Per quanto riguarda il resto, lo dichiaro per ora inutilizzabile, poi il controparte farà le sue domande, o il signor Patterino farà le sue dichiarazioni. Signor Patterino, la squadra di ACR... Chiedo scusa, io non voglio interrompere, però penso che ci siano criteri e criteri. Cioè, quando Patterino... Chiedo scusa, Presidente, non voglio apparire polemico, però quando Patterino ha risposto, l'avvocato ha ripetuto da capo la domanda, Patterino non ha risposto e l'avvocato ha detto allora prendo atto che lei ha detto questo, e non era così. Perché l'avvocato ha riproposto due volte la stessa domanda e quando l'ha riproposta Patterino ha detto ho già risposto, avvocato. Appunto, ho già risposto. E l'avvocato ha detto sì, prendo atto che lei ha detto che non lo ricorda. E non è questa la risposta data a Patterino. No, l'ha detto, l'ho dimenticato, non l'ha detto, non lo ricordo. Se non gli chiede di, se non l'ha sentito, gli chiede di ripeterla, perché sennò andremo avanti così a perdere tempo inutilmente dopo. Poi possiamo avere o darci tutti i criteri che vogliamo, per carità. E allora io do atto che la prima parte della risposta è stata la seguente, probabilmente l'avrò dimenticato. Lei ha detto inutilizzabile, Presidente. Dopodiché ha fatto tutto un discorso, Patterino, che io non ho percepito. E quindi... Sì, ma altra cosa non avevo sentito, altra cosa dire che è inutilizzabile, Presidente. E lo devo dire, perché una cosa io non posso intervenire a risolvere l'incidente se non ribadendo il criterio che ho suggerito. Sì, Presidente, però se ci sono delle verbalizzazioni che risulteranno agli atti, dire che sono inutilizzabili mi pare un po' forte, perché se quelle verbalizzazioni dovessero risultare dalla trascrizione, dire che sono inutilizzabili soltanto perché non sono state percepite su questo momento. Mi ascolti. C'è stato, qui io ricordo che c'è stato un incidente con un avvocato che ha condotto un controesame, non ricordo su confini staldocchi altri, in un modo per cui ho detto subito questa parte del controesame non sarà utilizzabile per la decisione, mi scusi. E mi è stato detto, ne prendiamo atto come anticipazione di giudizio, che è chiaramente un discorso fatto insomma per la platea, perché è chiaro che un discorso che contravviene a criteri a criteri utilizzati e dichiarati utilizzabili viene a diventare inutilizzabile automaticamente, perché altrimenti non, se succede una confusione delle lingue, succede che non ci capiamo più neanche noi quello che dobbiamo fare. Quindi non è che io lo dichiaro inutilizzabile ora per il futuro, perché è in contrasto con certi criteri che ho indicato. Il pubblico ministero potrà tornare, sarà libero di tornare come il difensore del Patterino sull'argomento tutto il tempo che vorrà e quando vorrà. Posso procedere, Presidente? Può procedere. Grazie. Signor Patterino, parliamo per un attimo della squadra che lei ha definito di ACI. Lei sa che giurisdizione territoriale aveva questa squadra? Non so cosa significa giurisdizione territoriale. Non si è sentita la risposta, Patterino, non si è sentita. No, se la vuole ripetere, per favore. Più forte. Vuole ripetere. Ho detto che non ho capito cosa significa giurisdizione territoriale. E silenzio, per favore. Questa squadra, quali paesi... Silenzio anche fuori dall'aula. Presidente, le chiedo scusa, c'è opposizione alla domanda. E se non ho sentito la domanda, quale testo? Facciamo ripetere, c'è la mia condizione alla domanda, signor Presidente. Allora, qual era la domanda? Ho chiesto quali paesi appoggiava questa squadra di ACE Reale. Parlato di Acese in generale. Scusi Patterino, c'è un'opposizione che io rigetto, può rispondere. Può rispondere Patterino.
Ho parlato di paesi, di accese in generale, collocare quali sono i vari paesi, a parte che non li conosco uno per uno i vari paesi dell'accese, comunque ho parlato dell'accese in generale. Lei sa qualcosa di Giarre? Avvocato, io ho detto che il responsabile per quella zona era di ACI, era Nuccio Lacitano, e il rappresentante per quella zona era Iano Colano. Questo sapevo e questo gli ho detto, particolari in merito non ne so. Signor Pattarino, lei può dirmi. Signor Pattarino, deve cercare di dare risposte pertinenti alle domande. Perché veda cosa succede, che se lei parla a ruota libera investe interessi contrari di altri difensori. Che nessuno chiede. Scusi, lo capisce questo? Cioè c'è stata una domanda dell'avvocato Falcone. C'è stata un'opposizione dell'avvocatessa Viscuso che già aveva intuito la sua risposta. E io tuttavia ho ammesso la domanda. E lei deve capire che lei deve rispondere per quanto possibile sì e no, perché sennò, parlando a ruota libera, investe interessi che le sono vietati in quel momento. E ci sono di riflesso, sono vietati anche a noi, l'indagine è vietata anche a noi. Presidente, mi perdoni, scusi, io come faccio a capire quando devo fermarmi e quando lei devo non deve capire certo quando discorso. Si deve fermare, deve capire, deve riflettere sul senso della domanda e deve cercare di rispondere principalmente con sì e no. Le è stato chiesto all'avvocato Falcone se conosceva Giarre, lei dica sì o no, basta. No. Andiamo avanti. Ha detto no? Non lo so. Cioè ha detto che io le ho chiesto se sa qualcosa di Giarre. No. No. Conosce un certo scavo Giuseppe? No. Ne ha mai sentito parlare? No. Veniamo a Piazza Galatea. Lei ci andava spesso? Sì. Per quali ragioni? Le ho già dette stamattina ragioni, non so se posso parlare. Sì, le può ripetere. Può ripetere, avvocato? Può ripeterle, sì. Sì, perché andavo a trovare il Santo Nocito, perché andavo a trovare, perché cercavo Giuseppe Mangion, perché dovevo mandare a dire qualcosa al signor Mangion Francesco, perché volevo essere accompagnato da Mangion Francesco. Sì, e quando andava in Piazza Galatea chi cercava in particolare? Varie persone o sempre uno? No, siccome li conoscevo un po' tutti, uno valeva l'altro, però in particolar modo cercavo il Santo Nocito. Perché? Come? Perché? Le ho chiesto perché cercava in particolare il Santo Nocito. Perché, come ho già detto prima, è una delle persone che conosco da piccolino e che so più vicino al signor Mangion. Ma lo cercava solo per ragioni affettive o lo cercava per ragioni di affari? Perché dovevo parlare con il signor Giuseppe Mangion di determinati affari o perché dovevo mandare a dire qualcosa al signor Mangion Francesco? Quindi lo usava come contatto col signor Mangion Giuseppe in pratica? Non l'ho capito, avvocato, la sento benissimo. Sì, anch'io purtroppo. Voglio dire, lei utilizzava il suo vecchio amico Santo Nocito Carmelo perché la mettesse in contatto con Mangion? Quando io non trovavo personalmente il signor Giuseppe Mangion, sapevo che tramite queste persone riuscivo a trovarlo. Ma lei conosceva a fondo l'attività illecita di questo che lei definisce gruppo di Piazza Galatea? Ma io ne ho già parlato, che erano dediti al traffico di stupefacenti, perché in più di un'occasione in Santo Nocito o lo Strano mi hanno detto di interessarmi per fargli recuperare delle somme di denaro o, per come fece la proposta lo Strano, per venderle una partita di stupefacenti. Ho capito, chi è che le ha chiesto di recuperare somme di denaro? Santo Nocito. Ho capito. Si riferisce a un particolare episodio o in generale? A degli episodi in particolare, quelli che ho riferito, quando mi ha detto di interessarmi per fargli recuperare una somma di denaro che gli doveva per un
per una cessione di stupefacente da tale Marcello Ferro ad Augusta, o quando mi interessai per un'altra riscossione di denaro sempre ad Augusta dal Liduri. Scusi, io non ho capito il nome, da tale? Marcello Ferro. Marcello Ferro? E sì. Poi hai fatto un altro nome o ho capito male? O un'altra volta mi sono interessato per Miduri, Salvatore Miduri, e ho parlato anche con il Saraceno perché era socio in affari col Marcello Ferro affinché questi gli dessero in fretta i soldi al Sant'Onocito. E chi è che le chiese di parlare con Saraceno? Non l'ho capito, avvocato. Chi è che le chiese di parlare con questo Saraceno e con questo Ferro? Carmelo Sant'Onocito. Carmelo, lei parlò poi con Saraceno? Sì, avvocato. E che, qual era la somma della quale era debitore? Non me la ricordo con precisione. E venne poi pagata grazie al suo intervento? Avvocato, io non riesco a capirlo, mi devo scusare. Questa somma venne poi pagata grazie al suo intervento? Sì, poi fu pagata. Mandai il Marcello Ferro dal Sant'Onocito. Torniamo alla sua conoscenza degli affari di Piazza Galatea. Al di là di questi episodi, lei poco fa, stamattina, dico non ieri, ha detto una frase che io non ho capito bene. Ha detto testualmente che il gruppo era unitario, che si esponesse l'uno o l'altro era la stessa cosa, perché andava tutto al gruppo. Lei sa dirmi da quali elementi trae questa certezza? Perché io parlavo con l'uno o parlavo con l'altro, non c'erano problemi. No, questo l'ho capito. Voglio dire, le è mai capitato di partecipare a incontri, a riunioni o a qualcosa in occasione del che lei si convinse che questo gruppo era unitario in tutti gli affari che ognuno gestiva? Personalmente no, però le ripeto che sapevo che essendo un gruppo omogeneo, e soprattutto un gruppo che era nato dalle, era riuscito a vivere dalle ceneri del contrabbando, essendo persone che era una vita che si conoscevano, non avevano di queste difficoltà, uno con l'altro amici erano amici. Mi scusi, io non la voglio interrompere, io le ho chiesto, è una notizia che lei ha per esperienza personale o è una sua deduzione basata sull'esperienza e sulla logica? Per esperienza personale, perché mi ripeto che mi è capitato di parlare con un po' tutti gli affiliati di questo gruppo. Ma le è mai capitato di parlare con uno in una prima fase di un medesimo affare e poi di concluderlo con altri che si mostrava informato dei particolari? Sì, mi è capitato. Mi vuole raccontare un episodio, per favore? Almeno mi è capitato di poter, che ho parlato con in merito a sto fatto dei soldi che si dovevano recuperare da Augusta dal signor Sant'Onocito, di parlarne prima con lui e poi una volta portata la notizia che da lì a poco il Ferro e il Saraceno si sarebbero recati da loro, non ho trovato il Sant'Onocito e ne ho parlato con zio Andrea. Le ho detto, guarda che da qui a poco, digli a zio Carmelo che da qui a poco saliranno questi per saldare a debito. Ma lei disse a zio Andrea di riferire anche a Sant'Onocito, lo disse a zio Andrea perché zio Andrea era partecipe di questo? Io non lo so se era partecipe, ma io ne ho parlato a zio Andrea e la notizia è arrivata al Sant'Onocito, quindi è normale. Se ho iniziato il discorso con uno e l'ho finito con l'altro, vuol dire che erano al corrente, che mi stavo interessando di questa cosa. Scusa, qua parliamo di accuse gravi, cerchiamo di essere precisi. Lei ha detto non lo so se era partecipe. Ecco lo spirito delle mie domande. Cioè lei può riferire a una persona, dici a quest'altra persona che questi pagheranno, in questo caso lei usa questa persona come portavoce, oppure lei riferisce a questa persona una cosa alla quale questa persona è interessata, ma se così è lei deve dirlo per certo e dire perché e come. L'ho detto per certo, avvocato. Prego? L'ho detto per certo, perché come lei ho detto prima, io sono andato a sua volta dal signor Andrea e gli ho detto che per quanto riguarda quel recupero di soldi che si doveva fare in quella zona tutto è andato bene, quanto prima si recheranno qua.
Sì, un operatore mi ha detto che l'avrebbe detto a Carmelo e che comunque era al corrente di questo. Non potevo parlare col signor Andrea se non era al corrente di questa situazione. Ma quindi è al corrente o no, zio Andrea? Avvocato, gliel'ho detto sino adesso, era al corrente. Era al corrente di cosa? Che il signor Santorocito era creditore di una somma o che si era venduta droga a questo signore? Se gli sto portando la risposta dei soldi che devono venire per la vendita di una droga, era al corrente della vendita di una droga. Poi avvocato, guardi, più preciso di così non so come essere. Lo deciderà la corte. Io desidero sapere lei come fa, in base a quali elementi e se li ha li indichi, a dire con certezza che Campione fosse interessato a questa fornitura di droga. Avvocato, scusi, io le ripeto che gliel'ho già detto, io non riesco a trovare altri termini per come spiegarlo, quindi non so cosa vuole sentire lei che io gli dica. Io vorrei che lei mi indicasse un fatto preciso, storico, non dico riscontrabile oggettivamente, ma quantomeno plausibile, in base al quale lei può affermare con certezza che Campione fosse partecipe della fornitura di droga. Ma avvocato, ha già risposto il collaborante. Ho riferito questo episodio, altri fatti per il momento non me ne vengono. Può passare ad altri argomenti, avvocato. Sì, Saraceno le disse che gli aveva venduto la droga? Disse che era in contatto con il Santonocito di questo fatto della droga. Lei che rapporti aveva con Gran Cagnolo Carmelo? Buoni rapporti. Assidui o sporadici? Sporadici. Erano rapporti che riguardavano traffico di stupefacenti? Non solo al traffico di stupefacenti, ci incontravamo spesso durante l'89 quando io accompagnavo suo cognato Claudio e poi ci siamo incontrati in diverse occasioni dal Malpassoto con Nino Cosentino. Ma comunque dico, riguardavano i vostri rapporti anche traffico di stupefacenti? I rapporti sono ma non solo. Prego? Io direttamente dal Gran Cagnolo Carmelo non ho mai acquistato stupefacenti. Ha mai parlato di stupefacenti anche senza acquistarne con lui? Sì. Sì. Lei sa se o che Gran Cagnolo era molto inserito in questo traffico? Lo sapeva? Avvocato, mi scusi, non ho sentito la domanda, lo ripeto, mi scusi, ma la sento veramente piano. Ma quando il microfono aspetti, mi avvicini quello per favore. Avvocato, provi a avvocato Falcone, provi a parlare un po' più distante dal microfono. Io posso provare a cambiare il microfono, così va meglio? Signor Pattarino, mi sente così? La sento sempre benissimo. Allora proviamo così, vediamo. Dicevo, signor Pattarino. No, questo qui vogliamo. Questo funziona, mi pare, sì. Dicevo, signor Pattarino, lei sapeva allora che Gran Cagnolo era molto inserito nel traffico di stupefacenti? Sì, sapevo che Gran Cagnolo era inserito nel traffico di stupefacenti. Sì, e le capitò mai che le parlasse delle persone con le quali abitualmente trafficava? No, avvocato, no. No, non mi è capitato di parlare di questo qua. O se mi è capitato saranno delle cose non molto importanti perché non me le ricordo. Molto bene. Signor Pattarino, io ho qui la sua posizione giuridica, è esatta, quindi non le chiedo conferme. Volevo solo sapere, lei quando venne arrestato l'8 ottobre dell'89 venne colpito da un mandato di cattura, ancora allora si chiamava, che era del giugno dell'89. Dal giugno all'ottobre lei restò latitante? Sì. In che zona? Nella zona di Siracusa, nella zona di Villasmundo, Augusta e qualche volta anche a Catania. Qualche volta intende veniva qualche volta o risiedeva a Catania per certi periodi? E per qualche giorno risiedevo a Catania. Può dirci dove? Come? Può dirci dove? A Piano Tavola da Schillaci. E circolava liberamente per la città o stava nascosto?
No, circolavo per la città, se c'era bisogno di circolare circolavo, se non c'era bisogno non stavo nascosto, stavo a casa. Cosa intende per se c'era bisogno? Se c'era bisogno di andare in qualche posto, di parlare con qualcuno, se mi mandava a chiamare qualcuno circolavo, certo non circolavo per andarmene al bar. Quindi in quel periodo le è capitato di andare a Piazza Galatea? Durante la latitanza non ricordo se ci sono andato. Va bene. Allora, lei poi venne riarrestato il 13 aprile del 91 e se la sua posizione giuridica è esatta, non vedo perché non debba avvocato, essere... Avvocato, scusi, non riesco a sentirlo. Lei venne poi riarrestato il 13 aprile del 91 e sì. Il 19 maggio venne messo agli arresti domiciliari, dove restò fino al 24 ottobre del 91. Questi 5 mesi di arresti domiciliari dove li scontò? In una villa Città Giardino che avevo preso in affitto. Città Giardino di quale città? È una frazione di Siracusa. E in questi mesi venne mai a Catania? Come? In questi mesi venne mai a Catania? No. Durante gli arresti domiciliari? Venivano a trovarmi a casa. Cioè rimase sempre a casa? Certo. Bene. Anche se ho riportato lì una condanna per evasione che non ho mai fatto. Molto bene. Senta, signor Pattarino, lei da quanto tempo conosce Andrea Campione? Avvocato, non ho sentito la domanda, scusi, c'è stata una sovrapposizione di rumori, non ho sentito la domanda. Da quanto tempo conosce Andrea Campione? Circa dall'86. Dall'86? Sì. Sì. Il signor Mangio Francesco le parlò mai di Andrea Campione? Io gli parlavo che ero andato a trovare questo zio Andrea, sì, ma non abbiamo mai... Sì, mi diceva che era una brava persona, che... No, io parlo fin da quando lei era bambino, ha ricordo di questo fatto, cioè se il signor Mangio Francesco le parlasse mai di questo Andrea, zio Andrea, Andrea Campione? No. Non lo ricorda? No, non lo ricordo. Lei sa se il signor Mangio Francesco e il signor Andrea Campione sono imparentati? Mi sembra che sono cugini per parte della moglie. E il signor Mangio Francesco non le parlò mai di questo cugino? Gliel'ho detto poc'anzi, avvocato, non ricordo fatti specifici. Io ricordo che in più di un'occasione gli diceva al signor Mangione Francesco che mi ero recato a Piazza Galatea dove avevo parlato con Gian Andrea e tutto qua. Ho capito. Lei lo conosce quindi nell'86-87 mi ha detto? Su per giù nell'86, sì, su per giù sì. Non mi ricordo bene quando l'ho conosciuto, ma su per giù siamo lì. Ricorda quando lo conobbe? Quando? No, non lo ricordo. Prego? No, quando, scusi, questo me l'ha già detto. Dove e chi glielo presentò, in che occasione lo conobbe? Dottore, non, avvocato, non mi ricordo, in quale, l'ho risposto prima, non mi ricordo in quale occasione l'ho conosciuto, non ricordo che mi fu presentato. E avvocato, ora vi dico dove l'ho conosciuto e perché l'ho conosciuto, me lo sono ricordato. Bene. E nel 86 dovevamo mettere in atto una rapina a un tir nella strada Messina-Catania. E mi rivolsi a questo, alla zio Andrea, se ci poteva far vendere il tir stesso che dovevamo rapinare. Alla rapina fummo interessati io, Antonio Capodicasa e un altro signore che poi arrestarono e un altro Rocco, e il signor Andrea ci aiutò per farci conservare il tir in un capannone di cui aveva disponibilità nella zona di Messina o nella strada comunque che da Catania porta a Messina, e lì arrestarono i due autori del materiale della rapina, mentre noi altri riuscimmo a fuggire. E in questa occasione parlai col signor Mangioli di questo fatto affinché rassicurasse Andrea che quei ragazzi non avrebbero tirato in ballo lo stesso.
E questi sono atti che sono depositati, quindi li può andare, può andare riscontrando. Perfetto, io volevo sapere una cosa. Lei si rivolse in quella occasione, cioè fu il primo contatto che lei ebbe questo con Campione? Il primo contatto in cui si discusse di cose non legali. Va bene, e lei si rivolse a lui come individuo o come rappresentante dell'organizzazione? Come? Non ho capito, mi rivolse a lui come? Lei si rivolse a Campione come uomo, come individuo o come rappresentante di un gruppo? Come uomo che era inserito nel gruppo. E quindi questa operazione si faceva per conto del gruppo? No, questa era un'operazione che noi facevamo per conto nostro, però io mi rivolsi a lui perché sapevo che potevo fidarmi di lui, in quanto sapevo essere una persona dell'organizzazione, perché vicina a Santo Lucido, perché vicina a Paratore Antonino, perché vicina a Gistrano, quindi lo ritenevo una persona affidabile e inserita nel gruppo. Sì, ho capito, ma allora il Campione avrebbe guadagnato da questa sua prestazione? Dottore, avvocato, gli ho detto che gli autori materiali della rapina furono arrestati. E gli autori materiali, adesso ho ricordato i nomi, sono Corso Emanuele, che ha scontato la condanna di Messina. Mi scusi, signor Pattarino, non che interessa nei particolari della rapida, voglio sapere. No, è giusto così, no, così perché pian piano mi ricordo più particolare. No, voglio sapere se la rapida fosse andata a buon fine. Campione sarebbe stato ricompensato per questa sua disponibilità? Certamente, perché ci aveva dato la disponibilità del capannone. Ecco, sarebbe stato ricompensato lui o il gruppo? Intanto noi avremmo ricompensato a lui con una quota dell'intero guadagno e poi penso che lui l'avrebbe divisi con il gruppo, non penso se li sarebbe tenuti per conto suo, o può anche darsi che li avrebbe tenuti per conto suo. Questa è una decisione che comunque avrebbe preso il Campione. Ho capito, quindi diciamo che questo è un fatto che lei rimane estraneo. Va bene, mi dai il verbale, per favore. Scusi un attimo, lei nel corso dell'esame del pubblico ministero ieri ha detto una frase. Quando il signor pubblico ministero dottor Bertone le ha detto se era in grado di indicare reati specifici commessi da Campione Andrea, lei ha detto no. Poi non me lo sono ricordato, avvocato. No, aspetti, mi lasci parlare, non sto parlando di questa, non mi interessa questa rapina. Poi quando il dottor Bertone le ha detto, le ha fatto capire che si riferiva a reati diversi da quelli, e cioè da quelli di cui si rendeva responsabile il gruppo di Piazza Galatea e che lei aveva definito droga ed estorsioni, lei ha detto, di altri reati parlavo, per quelli è scontato. Vuole dirmi che significa è scontato? È scontato il discorso che si interessava. Avvocato, sta ricordando male comunque. Non è testuale la mia citazione, ma non è testuale. Ha detto quello è scontato. Lo escludevo, ha detto avvocato. Come no? Ha usato il termine escludevo i reati di droga. No, poi ha detto. Comunque, avvocato, ci sarà la trascrizione. Esatto, cioè io ce l'ho appuntato perché mi ha colpito questa cosa. Lei ci ha detto, io quello lo davo per scontato, quello è scontato, una roba del genere. Fingiamo che sia vero quello che ricordo io. Che significa quello è scontato? È scontato che abbia commesso reati legati al traffico di stupefacenti, anche perché ne avevo parlato in modo ampio, quindi non mi sembrava il caso di dover ritornare sempre sullo stesso discorso. No, scusi, mi avevo scontato che quei reati erano già stati indicati. Pattarino, noi purtroppo dobbiamo qua accertare responsabilità individuali, non di gruppo. Ne aveva parlato con lei Campione di droga? Alcune volte abbiamo avuto modo di parlarne, ad esempio un'altra volta mi capitò che volevo acquistare dell'hashish e ne parlai e col Campione e col Sant'Onocito, i quali mi dissero che da lì a poco sarebbe arrivata una grossa fornitura e che quindi di aspettare.
E questo come mai non l'ha detto ieri il pubblico ministero? Posso chiedergli? Avvocato, perché io non è che mi ricordo tutto quello che... perché mi sa che ha ora 5 ore che parliamo, ha 3 giorni che discutiamo, sì, e comunque non è che posso ricordarmi tutto quello che ho ragionato da quando conosco il signor Campione. Devo ricordarmi tutto quello che ho ragionato con il signor Mangiello da quando lo conosco. Si calmi. Allora, veniamo a un altro particolare e poi ho finito con lei. Vorrei solo sapere una cosa. Lei, da quando conosce Campione, ha sempre saputo come si chiama? Io l'ho conosciuto sempre come zio Andrea. L'ho sempre conosciuto come zio Andrea, bene. Sì, sapevo che si chiamava Campione, però l'ho sempre conosciuto, sì, come zio Andrea. A volte può sfuggire di ricordare un cognome, come mi è capitato adesso. Sì, per carità, va bene. Allora, senta, mi vuole dire perché in quel verbale che io le ho citato poc'anzi, cioè lo stesso verbale dell'11 novembre del 93, quando lei indicò entrambe le squadre di Piazza Galatea delle quali le ho parlato prima, in nessuna delle due squadre parlò né di Campione Andrea, né di zio Andrea, né di Andrea? Non so, avvocato, forse non lo ricordate. Guarda, quando io ho iniziato a collaborare è stato un trauma prima per me stesso che per gli altri. Adesso non è che mi sono tanto abituato a questa posizione. Mi scusi. Quando lei rese questa dichiarazione collaborava già da 4 mesi e mezzo. Comunque non è questo che voglio sapere. Dico, c'è una ragione per la quale lei allora non... No, non c'è una ragione. Gli ho detto che probabilmente l'avrò... in quel momento l'avrò dimenticato, ma sicuramente ne avrò parlato in altri verbali o in precedenti verbali. No, non ne ho mai parlato se non nel foglio 2 di questo stesso verbale che io le contesto. Lei ricorda che le vennero mostrate delle fotografie? Lei ricorda che le vennero mostrate delle fotografie? Sì, tantissime fotografie. Tantissime, sì, è vero. Lei a un certo punto dice: riconosco la persona raffigurata nella foto numero 5, eccetera, e la stessa anche per quest'ultima, raffigurata nella foto numero 2, è lei che parla, Posso aggiungere che essa si chiama Andrea e l'ho vista spesso in compagnia di Carmelo Santorocito, detto Munzu. Lei allora disse, posso dire che si chiama Andrea, non disse altro, lo riconobbe solo in foto senza averne mai parlato prima e non averne mai più parlato dopo. Posso chiedere... Può darsi che una sollecitazione alla mia memoria sia venuta dall'aver visto una foto. Le chiedo adesso, la prego di rispondermi per favore con un sì o con un no. Dall'11 novembre 93 ad oggi, chi le ha detto che si chiama Campione? Scusi, come faccio a dirle sì o no? Prego? Come faccio a dirle sì o no? Allora, qualcuno le ha detto... Ho ricordato che si chiamasse Campione. Come quando ho visto la foto ho ricordato che si chiamasse Andrea, probabilmente poi pensandoci ho ricordato che si chiamasse Campione. Sì, io questo glielo ho chiesto perché ho notato una singolare prontezza ieri, appena l'ha detto conosce Campione Andrea, ha detto sì e ha parlato di Andrea, che però lei conosceva già bene allora e quindi doveva sapere che si chiamava Campione anche 3 anni fa e non aspettare che le mostrassero la foto. Me lo spiega questo? Dottor avvocato, gliel'ho spiegato, probabilmente non mi ricordavo di questa persona perché mi ricordavo le persone, altre persone, quando ho visto la foto me lo ricordavo. Scusi, è una colpa riconoscere una persona in fotografia? No, non è una colpa, ho finito, grazie. Presidente, naturalmente mi riservo di produrre il verbale dell'11 novembre del 93 che ho usato per le contestazioni. Presidente, mi dà la parola? Presidente, prego. Non ho sentito, avvocato Falcone. Ho detto che faccio riserva di produrre il verbale dell'11 novembre del 93. Dico, ha finito il contraesame? Sì, ho finito, grazie. C'era l'avvocato Napoli prenotato, avvocato Falcone. Sì, e abbiamo tempo per un altro intervento e poi sospendiamo. Presidente, se dopo l'avvocato Napoli mi può dare la parola. Dopo l'avvocato, scusate un momento, allora c'è prima l'avvocato Passanisi, poi l'avvocato Napoli e poi sospendiamo. Grazie. Alle 16. Sì, grazie. Posso? Sì, avvocato Passanisi. Signor Patarino, quando lei ha cominciato a collaborare...